Ciao a tutti! Buongiorno, benvenuti in un nuovo giorno. Per noi oggi è martedì, elettra sbadigliato. C'è un casino dappertutto, quello che lascio io la mattina quando comincia la scuola, lo sapete, perché per chi mi segue si ricorda l'anno scorso che comunque mi si incasinava tutto l'open space. Siamo rientrati, ragazze. Molte di voi mi hanno commentato buon viaggio, buone vacanze, buona permanenza. Ma ragazze, il video è stato pubblicato quando già sono tornata in Italia, perché lì la connessione era quella che era, quindi non sono riuscita a pubblicarlo. Detto questo, niente, siamo rientrati per 2 giorni lavatrici a go-go, ovviamente. Il tempo non mi ha assistito perché ha piovuto. Oggi invece c'è il sole, quindi andrò a stendere fuori. Ne ho un'altra lavatrice da mettere. Ho già tolto le valigie, ho già tolto tutto. Abbiamo ripreso la scuola, abbiamo cominciato ieri, che era lunedì. È stato il primo giorno dei miei figli, primo giorno con la pioggia, ragazze. Primo giorno bagnato, primo giorno fortunato, si spera. Hanno ricominciato, per il momento hanno orari ridotti. Infatti Giuliana esce alle 11:30, Gabriele alle 12:30. No, alle 12, scusate, alle 12. Prossima settimana cominceranno alle 13 Gabriele e alle 12 Giuliana. Insomma, ci stiamo avvicinando verso poi l'orario definitivo, che sarà alle 13 Gabriele, lunedì e martedì alle 14, e Giuliana uscirà all'una meno un quarto, 12:45, orario definitivo. Per Giuliana ci vorrà un po' di più. Gabriele è già dalla prossima settimana alle 13, mentre Giuliana i primi di ottobre, la seconda settimana di ottobre, sì, perché sono più piccolini, ci vuole più tempo per abituarsi. Niente, ragazze, stamattina mi sono svegliata, ho fatto colazione, ci sono i vestiti sul tavolo, lo slime che ha voluto comprare mia figlia ieri. E che ho fatto? Niente, sono scesa, ho lasciato i bimbi e sono andata a fare colazione al bar, anche se da quando sono tornata sto cercando di mangiare un pochino meglio, perché sono tornata gonfissima dalla Tunisia. Lì utilizzano molte spezie e non lo so, magari anche il modo di mangiare, comunque, che mischiavo frittura, pasta, insomma un po' di tutto, perché c'era il buffet. Ero gonfissima, ragazze, a parte che ho preso 1 chilo. Male, malissimo. E quindi diciamo che sto cercando, per me è una cosa impossibile, chi mi conosce e mi sta guardando lo sa, praticamente sta ridendo, dice sì, tu a dieta. Non sono a dieta, ragazze, sto cercando di mangiare in maniera più pulita, ecco, senza salse, maionese, ketchup, cercando di non ingerire grassi, ecco. Infatti oggi, ieri al bar ho preso solo un caffè, perché primo giorno dei bambini sono andata a fare colazione al bar, però è stata un caffè. Solamente un caffè. Stamattina ho preso una treccina con lo zucchero fatta a forno, quindi niente fritto. Però da domani credo di non andare più al bar, perché altrimenti non facciamo niente. Uno per la tasca, due per diciamo la dieta. Diciamo, meglio fare colazione in casa, magari una tazza di latte piccolina. Mi sono aiutata, ragazze, tantissimo con la tisana drenante, quella a ventre piatto di L'Angelica, se non mi sbaglio è questa, ve la faccio vedere, e mi ha fatto sgonfiare veramente tantissimo. Infatti oggi sono riuscita a mettere la maglietta dentro il pantalone. La pancia c'è sempre, raga, perché quella ce l'ho di default io di nascita, però certo, se perdessi qualche chilo, dico, anche la pancia rientrerebbe un attimino. Questa qua, la ventre piatto dell'Angelica, quella a freddo. Mi sono aiutata con questa, ragazze, e sono sgonfiata un bel po'. Sgonfiata, non dimagrita. Ok, quindi erano liquidi, ero gonfia. Niente, adesso mi sistemo un attimino qui dentro, mettiamo una lavatrice e poi vediamo il da farsi, che comunque sarà una roba veloce, perché sono già le 10:15 e comunque considerate che già la prima bimba esce alle 11:30. Amore. Ok, ragazze, hai fatto questo. Vi faccio vedere i souvenir che mi sono portata per me. Comunque, le calamite le ho anche regalate agli amici e ai parenti. Allora, vi giro la videocamera, che è meglio. Questa qua. Poi Giuliana ha voluto la porticina, che è sempre comunque una calamita.
che si apre e dentro c'è il paesaggio tipico di Tunisi. Poi nel mio angolino preferito della casa, che è inutile, per me questo è il mio angolino preferito, lo adoro. Accendiamo la luce. Il narghilè, ragazze, che penso che conoscete tutti per chi fuma, che lì è proprio tipico, infatti c'è scritto Tunisia, mi è piaciuto tantissimo. Poi c'era anche il rosso che comunque riprende i colori che io ho qui sul camino. E poi ho preso questa, io la chiamo lampada di Aladino, ragazze, è come una teiera, ma per me è la lampada di Aladino, che comunque si apre ed è proprio decorata a mano con proprio i colori tipici della Tunisia. C'era anche con l'azzurro, che è proprio un colore tipico della Tunisia, però io l'ho preferita in rosso per richiamare rosso e verde, comunque i colori di casa mia. È il cammellino piccolino piccolino, che è bellissimo e mi piace da morire per ora quest'angolino. A parte che mi è sempre piaciuto quest'angolino di casa mia, per me è l'angolo più bello, con queste cosine che ho comprato, che ho preso lì proprio tipica, ancora di più. Poi ho preso il posacenere proprio tipico della Tunisia, proprio col cammello e col paesaggio, con scritto Tunisia. Dal corridoio, ragazzi, ci spostiamo. Praticamente proprio appena si entra, vedete qui c'è la porta, facciamo al contrario, entriamo. Entriamo e a parte gli specchietti che io adoro, c'è lui. Quest'occhio bellissimo che loro dicono che porta tantissima fortuna e bene alla famiglia. Si può essere cristiani, ragazzi, ma credere anche un minimo a queste cose, diciamo che portino bene. Ed è bellissimo, mi piace, proprio tipico di lì. È bello pesante, ragazza, è grande, con il dorato e il blu, l'azzurro. Benissimo, terminato qui, andiamo a mettere questa bellissima lavatrice, anche perché fuori c'è uno splendido sole. Già l'avevo preparata ieri, ma ci sono altre cosine da aggiungere. Ok, no, 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 dove vai? Bianchi no. Scila che c'è? Scila quasi dice stolita. È anziana e si lamenta tutto il giorno. Ok, i bianchi. Questa la possiamo mettere lì. I bianchi nell'altra lavatrice, nella prossima. 40 gradi. Ok, combo di oggi General 5 in 1 è fabuloso, che ho preso il formato XXL, l'altra volta avevo preso il flacone piccolino, mi è piaciuto e l'ho ripreso. Fra 45 minuti andiamo a stendere. I vestiti, una grande lavata era e ancora devo metterne una di bianchi. Riprese i bambini e già il tavolo è storto, ragazze. E praticamente ce l'ho fatta in due round a stendere i vestiti, ragazze, perché la prima usciva, ve l'ho detto, alle 11. È 30, però già alle 11:20 aprono i cancelli. Nel frattempo ho steso altre due cosine, almeno un quarto sono scesa perché all'una usciva Gabriele. Insomma, meno male che la scuola è vicina. Io sto morendo di caldo, mi sono cambiata, mi sono messa questa qua. Sto facendo un pochino di pasta, proprio poca, anche per me. Ho buttato, raga, io sto buttato la pasta proprio, veramente. Ho calato le farfalle, raga, ho calato le farfallette. Loro col formaggino, io ci metto una scatoletta di tonno. La faccio col tonno, olio, pepe e prezzemolo. Che c'è, Elettra? Dimmi. Dimmi, amore, dimmi. Dimmi. Che c'ha, Sheila? Che c'ha? Bimba mia, seduta, seduta. 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 Ele, seduta. No. Brava, così. Zampa, amore mio. Però tu i morsini li devi dare più. No! No! È più brava, ragazza, è più brava. Però ancora è cucciola, ancora è cucciola e quindi ha questi scatti, però è molto molto ma molto migliorata sia nella camminata, anche perché comunque il ragazzo che l'ha tenuta questa settimana che noi non c'eravamo, sa fare anche il suo mestiere, perché comunque è un educatore. A che fare sempre con i cani, poi comunque io ho sempre Ele,
che saluto, che è una di voi che mi segue con Elettra. E quindi tra un consiglio di uno, e comunque poi ci ha messo mano anche Alessandro, che è il ragazzo che me l'ha tenuta questa settimana, lei è molto molto migliorata. Sì, l'amore. Sì, l'amore mio. Amore mio. La voce dei Minions, quella baia, dice che voce è. Amore mio. Amore. Amore mio. Amore mio. Oh vabbè, raga, comanda lei comunque. No dai, no, ti hanno sfrattato dal divano. Giuliana, ma è normale, come sei messa Giuliana? Ragazze, niente, se sapevo non la facevo questa vocina dei Minions. Basta mamma. Avete potuto notare, io appena vengo dalla scuola subito lavo le mani, il faccino, e subito si devono cambiare, immediato, uno e due, leggo il pigiamino, anche perché poi va a fare la ninna se Dio vuole, per ora li ha preso così, cioè nel senso che quest'estate non voleva più dormire, perché con la linea della collaborazione, ragazze, ve la ricordate? La sto indossando, non annerisce, raga, bella, non voleva più dormire, perché comunque in estate i ritmi sono diversi, si svegliava un po' più tardi, poi comunque è tutto diverso d'estate. Non aveva la stessa stanchezza che ha adesso, che comunque si sveglia presto, comunque lavorano fra virgolette questi bambini anche all'asilo, perché fanno delle attività dove comunque si devono applicare, anche se a mo' di gioco. Quindi adesso da due giorni... Che vuoi? Sembra una pescivendola. Una pescivendola proprio. Elettra se n'è andata nel corridoio, va bene, dico, i primi due giorni ha fatto questa cosa e comunque ha voluto dormire il pomeriggio, quindi speriamo bene per questo pomeriggio, quindi già pigiamino messo. A me, dico, la cosa non dispiace farmi il pisolino, però quest'anno l'ho ridotto e continuerò così, non più due ore e mezza come facevamo l'anno scorso, perché poi Gabriele ha i compiti, poi quest'anno voglio iscriverlo a fare qualche altra attività sportiva, e quindi comunque mi serve essere sveglia il pomeriggio, non rinco di quando una si sveglia il pomeriggio, ecco. E quindi puntiamo la sveglia a un'ora, e a un'ora ci dobbiamo svegliare, al massimo un'ora e mezza, top. Proprio voglio esagerare, ma un'ora. E siamo a tavola. Ecco la mia pasta col tonno, raga. Sto girando un pochino. Ci ho messo il prezzemolo. Buona. Siamo solo noi. Sono io con i bimbi. Qua c'è la mia pasta, ragazzi. Io vi saluto perché per oggi è tutto, pasto e chiudo. Perché poi andiamo a riposare e poi comunque lui dovrà farsi i compiti. E niente di che, raga. Di pomeriggio, se riesco, metto l'altra lavatrice, quella con i bianchi, però vediamo, perché adesso fa buio prima, quindi non vorrei che poi comunque si prendano umidità e non si asciugano. E niente, io vi mando un grosso bacio, devo andare a togliermi questo smalto perché non lo, veramente lo detesto, fa proprio schifo, è matte, nero matte, ma proprio non mi piace come si è asciugato, quindi stasera voi là lo faccio volà. Niente, se il video vi è piaciuto un bel pollice in su, non mi sono bastate le mollette, quindi le calzette sono rimaste là, il bello della realtà, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.